Prosegue il cammino sulla via Romea di Stade nel tratto che da Subiano arriverà ad Arezzo, ma è un percorso che proseguirà in questa iniziativa dell'Associazione Italiana Via Romea di Stade sino a Fabro. Siamo passati da Subiano, abbiamo attraversato Capolona, siamo arrivati a Pieve Assietina e adesso da Pieve Assietina attraverseremo la passerella sul ponte dell'Arno e arriveremo nel cuore del centro storico di Giovi per poi raggiungere Arezzo passando attraverso Puglia, ma noi ci fermeremo lì. Allora mi corre l'obbligo a nome del presidente Valentini salutare il sindaco di Arezzo, che era stato avvertito ovviamente della nostra visita, e lui risponde in questo modo: gentilissimo presidente, in relazione alla sua lettera del 15 settembre sono spiacente di doverle comunicare che per impegni personali fuori città sarò impossibilitato ad incontrare i partecipanti alla camminata che da Subiano porterà a Fabro. Le auguro il miglior successo dell'iniziativa e la prego di portare a tutti i partecipanti i miei più cordiali saluti. Giuseppe Fanfani, sindaco di Arezzo. Grazie, mi correva l'obbligo perché anche noi salutiamo il sindaco Fanfani sperando di incontrarlo la prossima volta. Passando sopra quella passerella, io mi ricordo quando è stata inaugurata, ma esisteva una passerella prima? Sì, la passerella esisteva fin dalla fine dell'Ottocento. Diciamo che la passerella è nata e è stata costruita per un servizio ben preciso, cioè quando è nata la ferrovia del Casentino fu costruita la passerella per dare possibilità alle persone di Castelluccio e di Oltrarno di attraversare e raggiungere la stazione di Giovi. Poi è servita in tutto nella fase industriale del dopoguerra agli operai che da Castelluccio andavano a Capolona a fare le scarpe dal Soldini o altre cose, e ci passavano in bicicletta, me lo ricordo, frotte di operai che all'uscita passavano da quella passerella. Tra l'altro non era una passerella stabile come quella che vediamo ora, ma era una passerella che poggiava su quattro cavi di acciaio, due fungevano da scorrimano e gli altri due facevano da piano di sostegno alle tavole, quindi era abbastanza ballerina, diciamo. Naturalmente siamo arrivati a Giovi e arrivando proprio qui nell'antico territorio di Giovi, coloro che sono preposti all'accoglienza proprio di Giovi, sono giusto? Il segretario del centro sociale di Giovi. Ed è il centro sociale che ci ospita. Passando ci fa notare alcune particolarità. Ecco, sono coperte dai fiori ora praticamente, ma lì ci sono due botole praticamente, e erano gli ingressi agli antichi pescaini dove l'antica trattoria del Cillo, che era in questo fabbricato qui, teneva a vivo e a spurgo le anguille e i barbi e i pesci di fiume che venivano pescati all'epoca, anche quelli che arrivavano dalle chiane, soprattutto quelli delle chiane, perché avendo il sapore di mota, diciamo, alla retina, venivano messi nell'acqua corrente a spurgare in modo che quel sapore se la andasse via, e dopo 15 giorni o un mese l'anguilla diventava buona come quella dell'Arno. Ci ha detto una cosa curiosa ricordando il passato: qui a Giovi c'è sempre stata la tradizione del mangiare l'anguilla. Sì. Si chiamava questa trattoria? Questa qui era l'antica trattoria del Cillo, che ha funzionato fino agli inizi del Novecento. Il Cillo? Il Cillo. Poi in fondo alla piazza, dove successivamente è subentrato gli uffici della cartiera, c'era un'antica, chiamiamolo, albergo trattoria con giardino. C'era la scritta fuori, poi è stata tolta crollando l'intonaco e è andata via, ma anticamente quando ero bambino io si conosceva ancora la scritta fuori che c'era stato questo albergo, e probabilmente hanno convissuto
tutte e tre insieme, anzi tutte e quattro, perché quando siamo passati all'interno della parte medievale del paese, lì c'era l'antico albergo di Giovi, che affittava anche le camere ai pellegrini, soprattutto da quello che si è potuto capire noi, soprattutto persone di un certo lignaggio, perché gli altri si fermavano agli ospedali di Borgagiovi o di Ponte la Chiassa. Avete sentito quante cose si sanno attraverso una persona che rappresenta un centro che è molto attivo e molto vivo. Anche ci ha ricordato che qui dove c'è un bello stemma, che stemma è? È lo stemma dell'antica famiglia dei Camaiani, praticamente un'antica famiglia che viveva a Giovi intorno dal 1200-1300, anzi si è estinta nel 1600 con Faustina Camaiani. Probabilmente erano due le famiglie che dominavano qui da noi, erano i Camaiani e i Guadagni. I Guadagni avevano la parte del paese dove ha poi vissuto la famiglia Boschi, che è la famiglia che ha dato origine alla cartiera di Giovi, mentre i Guadagni probabilmente avevano la parte nord e quindi si erano diviso il paese in due lotti. Adesso però non è più diviso, no, quindi andiamo avanti. Andiamo avanti per la nostra strada, sì. Prima di ripartire per Puglia e quindi passare per la via Sasso Verde, che ci ricorda sempre i sassoni, qui siamo più tedeschi noi di loro, mi sembra. Sì, qui c'era tutti i nomi tedeschi, come ho detto, tutti i nomi tedeschi, e i testimoni del notaio erano anche loro tedeschi. C'è scritto sassoni, bavaresi, franconi, no? Nei documenti di Camaldoli. Qui invece siamo a Giovi, l'unica cosa che si può dire di Giovi è che forse c'era un tempio di Giove, come succede in tanti altri luoghi, no? Perché il toponimo suggerisce quello lì. C'è per esempio Giona, che sarà di Giunone, no? In Casentino. Qui c'è Giovi, sarà un tempio dedicato a Giove. Sì, molte montagne però erano dedicate a Giove, piuttosto che le pianure. No, questo è un caso particolare. Quindi ci deve essere un tempio qua, perché se no Giovis è dedicato a una montagna in alto, no? Che va verso il cielo, ce ne sono tanti in Toscana. Senti Patrizia, possiamo chiedere a loro, che naturalmente di percorsi ne hanno fatti tanti, come hanno trovato questo primo tratto? Ja, die Vorbereitung der Strecke ist, il modo in cui è stata preparata e questa ospitalità in questo modo non l'abbiamo trovata da nessun'altra parte. Particolarmente colpiti dal fatto che tutti i sentieri fossero stati tagliati, ma preparati per poter essere camminati. Il paesaggio è molto vario, ci piace molto, ci sono gli uliveti, le vigne, delle bellissime cittadine, dei paesaggi molto belli. Insomma. Chiediamo alla Patrizia, che fa questo collegamento Italia-Germania, come l'hai trovato questo tratto? Beh, a me è piaciuto moltissimo, a me piace, non è tutto nuovo per me, però per me è nuovo camminare con tutte queste persone e tenere anche questi contatti, ed è anche la cosa bella, cioè perché per me la cosa bella della Via Romea è che si crea una condizione per degli incontri. C'è una cosa che si è detto spesso della Via Romea, è una strada che parte dal basso, e mi sembra che sia vero. Sì, senz'altro è così, cioè, a differenza di altre che sono state costruite sulla carta praticamente, poi qualcuno magari le ha anche camminate, le ha descritte, però questa qui veramente è partita da delle singole persone e dai singoli amministratori che avevano esperienze di pellegrinaggio e quindi portavano il loro entusiasmo e l'hanno Grazie. Potuto trasmettere. Grazie. Adesso andiamo invece verso una collina. Puglia. Puglia, no, ma Puglia deve essere stato un immigrato dalla Puglia che si è piazzato lì, un contadino, perché questo si chiama Puglia. Perché è un potere che ha preso il nome dall'arrivo di un contadino, probabilmente dalla Puglia. Bene. È il caso più comune. Guarda Giovanni, ti stanno aspettando perché gambe in spalla, adesso c'è circa un'ora di camminata. Ciao! Finalmente eccoci arrivati alla sosta del pranzo, dobbiamo dire, in quel di Puglia, dove i nostri viandanti sono attesi dalla polisportiva. E qui c'avete un capannone che è esagerato, no Rino? Eh sì, è bello.
È anche nuovo perché l'abbiamo fatto l'anno scorso nuovo. Come polisportiva organizziamo qualche pranzo, qualche cena per accumulare qualche soldo sempre, perché ora siamo proprio messi male tutti, visto. Però pensate, nonostante queste difficoltà hanno aderito e accettato l'invito dell'Associazione Italiana Via Romea di Stade con i vari comuni e i vari amministratori, perché la Via Romea di Stade è passata proprio da qui da Puglia, passa da qui da Puglia e poi naturalmente i pellegrini proseguiranno per Arezzo entrando da Via Sassoverde. Questo però significa anche attenzione un po' all'ambiente, attenzione anche a quello che è il turismo, se vogliamo, anche il turismo povero, no? In fin di questi tempi si dice sempre, anche se vengono la Germania tutto fa. Certo, si cerca di promuovere qualcosa così a livello paesano, perché più non è che si sa tante forze per farlo, ecco. Ma Puglia com'è? Che paesino è? Puglia è che è multietnico come dappertutto. Abbiamo due villaggi, uno nuovo che è qua giù, il boschetto, un villaggio che è molto più vecchio lì alla Pugliola, e il Rio che è abbastanza, che è nel mezzo tra i due, e poi la parte vecchia che è rimasta, che è un paese come dormitorio. Ecco. Ovviamente che allora l'unica cosa è la polisportiva che rimane, forse a fare da trade union. Si cerca di tenerla su a furia di iniziative, ma siamo pochi, che hanno voglia di fare. Quindi qui si fa un po' di stretching e invece, allora, tu che dici, funzionano? Io l'ho visto un po' con la lingua di fuori, Cadelli. Sì, no, non è tanto la fatica e la lunghezza delle distanze, è l'aria pesante, umida e caldo. Perché poi è diventata un'ossessione, perché abbiamo camminato 100 km in Germania circa, no? Sempre con la temperatura così, per tutta la fine di maggio, no? Sempre così, poi si riprende a camminare così di nuovo, e così di nuovo, due o tre volte. Basta, non posso più. Adesso da Caselli invece mi sposto verso Foglietta. Vedi là, guarda, stanno facendo stretching. Lei fa bene, dobbiamo fare così anche noi, guarda. Mi sembra un po' sudato, i riccioli ormai si sono proprio affaticati, afflosciati, eh? No, stavo dicendo prima con Giovanni, neanche quando ci fanno più di 30 km a Santiago dura tanto da fatica. Probabilmente il caldo, ma anche perché è pianura, quindi non è che... È che uno sarà il caldo, uno sarà l'affa, e l'altro perché c'è qualche anno in più. Senta, mentre a Santiago uno acquista indulgenza plenaria, qui prende di vischero alla fine. No. Ha parlato il toscano, è vero, il Caselli. Senti una cosa, sindaco, allora che ne pensi di questo pezzo? Questo è un pezzo molto bello. Molto bello, adesso si tratta di segnalarlo un po' più adeguatamente, almeno in alcuni punti, per pochi. Però è molto bello questo. E si merito a chi l'ha studiato, quindi veramente questo cammino in Toscana si presenta molto bello. Io non l'ho fatto l'altra volta, ma mi piace proprio. Senti, in questo caso si prosegue perché si arriverà fino al 30, fino a Fabbro, quindi passando per Lago Trasimeno, quindi abbiamo Città della Pieve, Casion del Lago. Ecco, un'idea vostra, tra l'altro, quindi meritatissima, che veramente ora sta prendendo forma. Quando stamattina c'era già l'amministratore del Comune Casion del Lago, si capisce che non si scherza più. Sì, infatti ho trovato anche molto entusiasmo, sia a Città della Pieve che a Castiglione del Lago, veramente. E anche a Fabbro, l'altro giorno abbiamo fatto un salto a Fabbro, anche lì sono molto entusiasti. Io credo che la cosa funzioni. Dirò che l'anno scorso, che io e il presidente, attuale presidente Valentini, facemmo un viaggio fino a Montefiascone, abbiamo trovato delle amministrazioni, dei sindaci molto interessate. Ecco, io penso che
vedendoci in così grosso numero italiani e tedeschi, questo qui possa veramente, è un messaggio che passa, sono più che sicuro. Ritorniamo a ribadire una cosa: perché ripristinare questa via Romea? Cioè, l'interesse è proprio amministrativo, perché tu rappresenti, Giovanni Caselli è uno studioso, è diverso, ma tu sei un amministratore, quindi lo fai forse anche per più motivi. Io dico la verità, io ho iniziato come pellegrino, dopo che ho fatto due cammini di Santiago, quindi il mio primo interesse è stato quello. Poi, essendo anche amministratore, sindaco di un comune, Valentini, attuale presidente, pure era sindaco del comune di Galeata, ci siamo posti anche un problema seguente, no? Che è quello di poter sviluppare anche turisticamente tutta una serie di zone. No, ci sono delle zone che non avrebbero bisogno di turisti, ovviamente, però altre sì. Io abbiamo l'esperienza in Spagna, dove ci sono tante cittadine, tanti paesini che vivono sui pellegrini, ovviamente in numero molto maggiore di questo, però tra ostelli, ristoranti, agriturismi, ecco, qui è un'economia che gira. Io penso che questo, se lo guardiamo che soltanto da questo punto di vista, questo sia il futuro, perché vediamo oggi la gente si sposta anche in questo modo, un altro modo di fare turismo più naturale, più legato all'ambiente, e alla cultura, e secondo me è molto 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 bello, io sono molto entusiasmato. Pietre Cubicale. Sono riciclate nel romanico da pietre più antiche, insomma quelle che hanno questa dimensione quadrata grossa. Queste sarebbero riciclate da pietre più antiche? Da roba romana, sì, dalla Grecia. Queste con queste dimensioni qua, insomma queste. Luigi Giusti, assessore del comune di Subiano, colui che, come è stato detto anche stamattina da Foglietta, è il punto di riferimento per la Toscana, in pratica, non soltanto del comune di Subiano, tra l'altro partner in questo progetto della Via Romea, anzi diciamo uno dei capofila proprio insieme al comune di Santa Sofia. Una prima parte del percorso, poi noi naturalmente ci lasciamo, voi proseguirete per via Sassoverde, entrerete ad Arezzo e raggiungerete Santa Maria delle Grazie. Ma ecco, cosa si è voluto significare? Ritornare a camminare sulla via Romea un anno dopo. Questo evento fa parte di una serie di iniziative che facciamo tutti gli anni con i partner tedeschi. In pratica ogni anno si cammina su un tratto della via Romea in Germania e un tratto in Italia. Quindi dopo a maggio che siamo stati in Germania a camminare, a settembre vengono i nostri partner tedeschi a camminare su un tratto della via Romea in Italia, che in questo caso è Subiano-Fabro. Chiaramente oltre che questo scambio di esperienze che facciamo, questo evento ha anche lo scopo di lanciare questo percorso, di farlo conoscere, e ancora una volta anche quest'anno mi devo stupire del fatto che la gente che abita lungo questo percorso scopre questa cosa e ne è entusiasta. Anche mentre camminavamo là in comune Capolona, una famiglia aveva attrezzato un tavolo con roba da bere, qualcosa da mangiare, in modo assolutamente spontaneo. E lo stesso a Giovi, il circolo aperto per offrirci il caffè. Qui siamo a Puglia, dove appunto la polisportiva ha organizzato un altro break con qualcosa da mangiare, quindi è bello vedere come questo progetto muove le persone. È esattamente quello che vorremmo fare, vorremmo che la gente camminasse su questo antico percorso, tra l'altro molto bello, ripeto, è forse difficile immaginare che si possa fare da Subiano ad Arezzo percorrendo quasi tutte strade di campagna, lontano dalle grandi strade di comunicazione, riscoprendo dei posti anche molto belli, come anche qui Puglia, che è molto carino. All'inizio dell'estate sono arrivati anche da Bolzano, il CAI di Bolzano con il suo vicepresidente.
C'è un proseguo, diciamo, dopo aver vissuto questa esperienza. Tra l'altro lui si è fermato proprio ospite della parrocchia di Vogognano, nella località di Subiano, che appunto è sulle pendici dell'Alpe di Catenaia, no? Sì, beh, chiaramente da questo progetto, non sicuramente in tempi brevissimi, ma nascono tantissime cose, iniziative. Per esempio il vicepresidente del CAI ha inserito questo tratto della Via Romea nei programmi del CAI di Bolzano per l'anno prossimo, quindi significa che ci sarà una comitiva di Bolzano che verrà a fare quel tratto. Abbiamo avuto notizia recentemente che un altro gruppo di circa 20 persone arriverà in primavera dalla città di Wernigerode, che è una delle città che sono lungo la Via Romea in Germania e il cui assessore era venuto a camminare qui l'anno scorso. Quindi sono, come posso dire, tutte cose che piano piano partono, ma non poteva essere diversamente, e comunque le cose che partono piano però in modo assestato poi danno dei bei risultati.